Il Porto d'Ascoli viene beffato in pieno recupero dal Castelnuovo, che trova il pari con Prestiani e non può ancora festeggiare la matematica salvezza. Punto comunque sia meritato per gli abruzzesi, che hanno avuto diverse occasioni durante l'arco del match. Ciampelli deve fare a meno degli infortunati Napolano, comunque in panchina, Battista e Petricci, ma ritrova al centro dell'attacco Spagna, che viene affiancato da Verdesi e il confermatissimo Pietro Paolo. Nel Castelnuovo, squalificati Alfieri e Spalvoli, in avanti giostano Bubalo supportato da Lorenzo Emili. L'inizio è positivo per gli abruzzesi, che al terzo portano la conclusione Lorenzo Emili, ma testa è attento. Trascorrono altri 3 minuti ed è ancora Castelnuovo a rendersi pericoloso, con San Severino che, al termine di un'azione avvolgente, impegna testa alla respinta di piede. È un buon momento per gli uomini di Di Fabio, che vanno ancora vicini al bersaglio grosso, al nono, quando D'Egidio riprende un pallone respinto da testa e indirizza in pallonetto verso la porta vuota, ma passa l'acqua e provvidenziale a respingere sulla linea, mandando in corner. Dalla bandierina stacca Polsoni sul fondo. Si arriva al 23esimo, quando ancora D'Egidio arriva tu per tu con l'estremo difensore di casa, lo scavalca, ma è sfortunato perché il pallone termina fuori. Nel momento migliore ospite arriva il vantaggio del Porto d'Ascoli. Spagna giostra un pallone lungo l'out sinistro, la dà Pasqualini che crossa sul secondo palo, arriva Rossi che la rimette in mezzo verso lo stesso Pasqualini, che serve un cioccolatino a Spagna, che dall'area piccola non perdona. Il Castelnuovo accusa il colpo e prima dell'intervallo si vede con un tiraccio di Prestiani che termina lontano dai pali. Al duplice fischio, attimi di tensione con Ciampelli che va verso l'arbitro a chiedere spiegazioni per alcune decisioni, ma quest'ultimo gli mostra il cartellino rosso. Nella ripresa è il Castelnuovo a fare la partita, ma al 14esimo Spagna parte in contropiede servendo Rossi che spara verso la porta. Natale para a terra. Un minuto dopo ci prova Prestiani dal limite. Tiro deviato in corner. Dalla bandierina Cangemi colpisce il corpo di un avversario e chiama testa alla grande parata. Al 21esimo il entrato Colì esalta ancora i riflessi del numero 1 di casa. Poi al 33esimo break del Porto d'Ascoli con Clerici che si presenta davanti a Natale ed è bravo a bloccare a terra. Nel primo dei 5 minuti di recupero D'Egidio scodella verso l'aria, sponde di testa di Bubalo verso Prestiani che anticipa Pasqualini e mette dentro l'1-1. Intanto venivamo da una trasferta molto impegnativa sia dal punto di vista logistico che anche proprio dal punto di vista ambientale, perché giocare a Vasto Girardi con quelle temperature e a quelle altitudini sicuramente non è come giocare in riva al mare, e giocare dopo 3 giorni contro una squadra che ha gamba come Castelnuovo, che ha qualità, sapevamo che era una partita complicata. Siamo stati bravi nel primo tempo a reggere nella parte iniziale, dove loro sono partiti meglio di noi. Siamo stati bravissimi con Stefano Spagna a trovare il gol del vantaggio, e poi eravamo a 2 minuti dalla salvezza diretta, addirittura dentro i playoff. Però il destino di questa squadra è quello di, fino all'ultimo secondo, di soffrire e di lottare, e quindi anche il risultato di oggi rispecchia quello che è la storia di questa squadra. Stiamo chiedendo tutto ai ragazzi, perché stiamo chiedendo tutto e stiamo avendo tutto. Chiaramente per il Porto d'Ascoli fare 48 punti in questo campionato è tantissimo, e allo stesso modo però c'è un obiettivo da raggiungere che ancora non è raggiunto, e quindi quello che stiamo chiedendo e che stiamo avendo dobbiamo avere la forza di portarlo ancora per 2 giornate. Sì. Strappata alla fine, dimostrazione, no, di una squadra che ci crede, che non molla, anche se durante l'arco della gara penso che questa squadra abbia avuto tantissime occasioni per fare gol, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, sia per bravura del loro portiere, anche qualche volta per nostra poca bravura. Però l'importante è quello che dico sempre a loro, è che non devono mollare, ci devono credere sempre, e lo stanno facendo. Siamo venuti anche qui a Porto d'Ascoli con tante assenze, però in campo poi non si vede perché la squadra dà tutto, e di questo ne sono orgoglioso. Vi faccio anche oggi, come ho fatto domenica scorsa, i complimenti.